Senatrice, l'eventuale vittoria da cosa sarebbe stata determinata? Quale sarebbe stata la svolta? Beh, la svolta indubbiamente ci sarebbe se veramente vincessimo, perché subito incominceremmo a fare quello che abbiamo assicurato che si può fare in campagna elettorale. Così la candidata alla fascia tricolore di Lecce per il centrodestra, Adriana Poli Bortone. La svolta sarebbe arrivata con una manciata di voti in più, invece l'incertezza della nottata di ieri resta e non è escluso che ci possa essere un ricalcolo dei voti. Il capoluogo salentino è l'unico in Italia ancora in stand-by, tra ballottaggio ed elezione del sindaco al primo turno. La situazione, dopo lo scrutinio di 98 sezioni su 102 e di una percentuale poco al di sotto del 50% per Adriana Poli Bortone, che si attesterebbe al 49,64%, contro il 47% per il sindaco uscente del centrosinistra Carlo Salvemini. Comunque vada a finire, non si può non considerare il grande risultato ottenuto proprio dalla Poli Bortone. L'ex senatrice del quarto governo Berlusconi, nella sua lunga carriera ha ricoperto incarichi istituzionali centrali. È stata infatti ministro del primo governo Berlusconi nel 1994 ed eletta come europarlamentare nel 1999. Già sindaco di Lecce per due volte, ha comunque strappato in questo primo turno il maggior numero di preferenze rispetto al candidato sindaco uscente. Un successo, non ancora una vittoria finale, che Poli Bortone attribuisce a una campagna elettorale impostata sulla credibilità. Sì, la credibilità certamente. Il programma l'abbiamo fatto insieme con i cittadini, ma soprattutto poi il programma l'ho anche verificato con gli amici del governo, non perché devo dire una cosa differente, ma l'ho verificato insieme con loro. Era un programma credibile e quindi un programma che può essere realmente realizzato.